c'è stato un primo incontro il 29 di agosto e nel primo incontro questa vertenza sembra non avere sbocchi significativi. L'azienda ha dato solo alcune disponibilità a valutare accompagnamento alla pensione per i pensionabili e a ricorrere a qualche part-time. Noi come organizzazioni sindacali abbiamo valutato che senza la disponibilità a ricorrere ad ammortizzatori sociali non riusciamo a intravedere sbocchi e su questo punto l'azienda ha ribadito l'indisponibilità a prorogare la cassa integrazione attualmente in corso. Stiamo interessando le istituzioni, ieri siamo andati in regione per cercare di costruire un'intelaiatura che consenta di trovare degli spazi di soluzione. La regione ci ha detto che un tavolo lo vorrebbe costruire, quindi avrebbe intenzione a convocare le parti per cercare di analizzare la problematica aziendale, cercare di capire quali possono essere le possibilità.